Com'è il mondo visto alla rovescia? Più o meno come quando è dritto. Allora è sempre lo stesso schifo. Ehi, vieni qua. La vuoi? Guarda quei due come si divertono. Avanti Silvia, fammi vedere quello che sai fare. Dai Giorgio, piantala! Oh, piantala, t'ho detto! Se la piglia le stacca la testa. Quell'uomo è un criminale. Deve essere molto ricco. Della razza che non paga mai. Se l'avesse uccisa avrebbero parlato di disgrazia. Io invece, se volessi eliminarti, dovrei organizzare un delitto perfetto. Sei abbastanza intelligente da non farlo. Non si uccide la gallina dalle uova d'oro. Oh, che palle. Ancora lui. Lasciaci soli, Silvia. Stavolta me lo levo di torno in un paio di minuti. Poi ti raggiungo al bar. Va. Buongiorno. Il solito? Credo di sapere di che cosa si tratta. Penso di non essere il primo a chiederglielo, no? No, no. E nemmeno l'ultimo, mi auguro. Guarda che c'è. Te lo ricordi? Sono spiacente, ma non credo proprio di poter continuare questo colloquio. Non ha più nessun senso, mi pare. Lei sa che non ho più alternative. Mi conceda un'opzione, o perlomeno una dilazione. Non è mia abitudine fare queste concessioni. Silvia? Silvia, vieni, vieni a salutare il commendator Nicolai, che se ne sta andando. Probabilmente questa è l'ultima volta che abbiamo il piacere di vederlo. Non occorre che la signora si disturbi. Non avrò mai più occasione di importunarla, ingegnere. Le faccio tanti auguri, ingegnere. Le auguro di finire esattamente come si merita. Qui se c'è qualcuno che ha bisogno di auguri, commendatore, è lei. Tony? Allora, l'hai lasciato andare a fondo. Ma bastava che tu gli dessi una mano. Metti pure tutto in conto. Portami da bere. Io non ho mai permesso a nessuno di dirmi quello che devo fare. E non sono disposto a fare eccezioni per te. Credo che per questa volta basti. E adesso chiedimi perdono.
Non mi dica che le piace. Io non ho ancora detto niente. Lei conosce l'autore? E poi io non posso comprarne due. Ho soltanto uno spazio da riempire. Senta, i soldi sono suoi. Faccia quello che le pare. Sono sicura che hai comprato il quadro del falciatore. Intuito. Brava, hai indovinato. Ma certo. Io mi levo tutti i capricci che voglio. Un tipo come te non può che avere una barca come quella. Come ti chiami? Barbara, e tu? Giorgio. Vuoi sapere altro di me? A modo tuo sei un tipo interessante. Vuoi cenare con me stasera? Ma perché no? Allora, possiamo vederci alle 8, al ristorante La Lampara, d'accordo? D'accordo. E mi raccomando la puntualità. Desidera? Quel signore mi sta aspettando. Prego, grazie. Lei è Giorgio? Barbara tarderà un po' e allora ha mandato me a scaldarle la sedia. Posso? Permetti. Non sono un granché, comunque ho molta fame. Adesso, secondo me, ci vorrebbe qualcosa da bere. Ti dispiace ordinare del vino bianco? Hai qualche preferenza sul tipo, sull'annata? No, nessuna, purché sia ghiacciato, naturalmente. Ettore? Noi ci conosciamo già, te lo ricordi? Come no? Oggi è la boutique. Posso offrirti da bere? Stasera sono sola come una scema. Devi assolutamente bere con me. Senti, è meglio che tu la smetta. Anche tu ti metti a darmi degli ordini. Io no. A questo ci pensa Giorgio. Credo che sia così. Giorgio? E come fai a conoscerlo? Giorgio questa sera fa una festa per pochi amici, non lo sapevi? No, ma l'avevo capito lo stesso. Da come lui mi ha ordinato di starmene fuori dai piedi. Vieni con me. Gli faremo una bella sorpresa. Perché no? Andiamo. Scusa, Giorgio, ma visto che ti eri dimenticato di avvertirla, sono passata a prenderla io. Io e lei siamo amiche, forse non lo sapevi. Beh, mi dispiace per il contrattempo, ma non sapevo di dover venire. Barbara ha insistito tanto, non potevo proprio rifiutare. A dire la verità, tu non eri invitata. Ma visto che ci sei, siediti. Ettore? Prego. I signori vogliono ordinare? Io non ho preferenze. Faccia lei tutto quello che c'è di meglio. Posso avere delle ostriche? Certo, ne abbiamo di freschissime. Le ostriche sono un potente afrodisiaco, lo sapevi? Sì, certamente. È per questo che mi piacciono. Ti dispiace che io sia venuta? Ma figurati, non credo di essermi mai divertito tanto. Non mi avevi detto di avere amici così simpatici e così pieni di sorprese. Tu lo sai, Silvia. Anch'io amo le sorprese. E dato che con questi ragazzi ci siamo subito intesi, avrei pensato... Vi faccio una proposta. Silvia e io passiamo il weekend in mare. Perché non venite anche voi? Tutte e due? Naturalmente.
Vedo che a Barbara piace fare il gioco pesante. E non sarò certo io a tirarmi indietro. Sarebbe la prima volta. Silvia, tu che ne pensi? Silvia pensa esattamente quello che penso io. Avanti, diglielo anche tu. Ragazzi, veramente, mi farebbe piacere che veniste anche voi. Ci divertiremo, vedrete. Veramente. Che vi dicevo? Silvia è felice di ospitarvi a bordo dello yacht. Per me, se va bene a Barbara, sono d'accordo. Io ci sto. Qui ci vuole un brindisi. Sì, brindiamo alla nostra amicizia. Sono sicuro che ci divertiremo. Sarà una bellissima crociera, ne sono convinto anch'io. Una stupida macchia di sangue. Mare di Sicilia, calmo nelle prossime 24 ore. Lievemente mossi gli altri mari. Venti deboli variabili tutta l'area del Mediterraneo centrale e del Tirreno. Lieve aumento sulle regioni centrali e meridionali. Silvia, a che ora si mangia? Tra poco è pronto. Più pesante, avrai freddo. Ti ho fatto vedere dov'è la roba, no? Sì, grazie. Che c'è? Hai fame? Abbastanza. Mi stavo chiedendo come fai a vivere con un tipo come Giorgio. È meglio che torni di sopra, guarda, qui c'è da fare. Altrimenti stasera finisce che non si mangia. Vuoi cambio? Tu sai navigare, vero? L'ho capito da come ti muovi. Ho fatto l'Accademia Navale. Poi ho fatto affondare una portaerei. Ci sono stati 600 morti. Dicono che anche il caviale sia un afrodisiaco. Io credo che gli afrodisiaci siano l'unica cosa di cui non abbiamo bisogno. Bene, adesso che ti sei riempito di afrodisiaci, va a gettare l'ancora. Siamo su un fondale basso. Agli ordini, signor comandante. E quell'altra volta che mi hai rotto un braccio? Vedo che avete dei deliziosi ricordi della vostra vita in comune. A lei in fondo piace così. Voi non ci crederete, ma noi siamo molto più affiatati di quello che sembra. Questo è quello che dici tu. Vorrei sapere cosa ne pensa lei. La lettura del giornale ti aiuterà a digerire meglio. Ma questo è quello di stamattina. Lo conoscevate anche voi? Abbiamo avuto il piacere questa mattina. Una persona tanto distinta, ma un po' fredda e molto, molto morta. Silvia vorrebbe insinuare che l'ho ammazzato io. Ma come? Se si è suicidato. Aveva ancora la pistola in mano quando l'hanno trovato stamattina. Sì, però se Giorgio l'avesse aiutato,
Non sarebbe finito a quel modo. Guarda cosa ti ho portato. Hai visto? È ancora viva. Hai paura? Eccola sistemata. Chiaro che non può essere stato che uno. E chiunque sia stato ha dimostrato di essere il più intelligente. Perché ha tolto le chiavi? Così tutti i nostri rapporti diventeranno più facili adesso che le cabine non possono più essere chiuse a chiave, non ti sembra? Anche Silvia sa disegnare bene. Sei bravo. Hai molti pregi. Tra gli altri anche quello di parlare poco. C'è qualcosa? Sì, è una piccola isola. Una specie di scoglio deserto. Ci fermeremo lì stasera. Voglio smetterla di bere. E anche di fumare. Ti dispiace darmi il cambio? Ira, sto pensando di farti un regalo, ma un bel regalo. Sono sicuro che ti piacerà, vedrai. Tu sei geloso di Barbara, vero? Lei è la tua ragazza, no? È tua e non vuoi che te la portino via, è così? Venite! Venite, l'acqua è stupenda! Avevo detto che era una meraviglia! Che profumo! Fai qualcosa anche tu, tieni! Un marinaio non potrà mai essere un vero marinaio se non sa. Ecco. Attento, io sono pronta. Datemi un piatto. Questa volta Irem ha veramente superato se stesso. Mi sembra proprio cotta al punto giusto. Ecco, questo è per Giorgio. Il mare comanda uno solo. E ha il diritto di vita o di morte. Figuriamoci se non gli spetta la prima porzione. No, a lei no. Niente cernia. Ecco le tue ostriche. Oh. Sei contenta? Ah, che meraviglia. Grazie. Sorpresa. Eh? E adesso, Silvia, con le tue ostriche ti berrai un pregiatissimo vino bianco di ottima annata. Prendi. Oh. Un buon giocatore non si fa mai prendere in contropiede. Maschera, mi va stretta. Perché non hai fatto come me, che l'ho bagnata prima? Io vi aspetto di sotto. Via! Fate presto, ragazzi, vado giù anch'io. Thank you.
Ma no, questa volta ti sei comportato con poca abilità. Aspetta un momento. Stammi bene a sentire, avvocato. Le decisioni qui le prendo soltanto io, capito? Non me ne frega proprio niente di quello che vi siete detti tu e il direttore della banca. Sta zitto e apri bene le orecchie! Io non faccio rientrare una sola lira dall'estero. Tutti gli altri stanno esportando capitali e io dovrei mettermi a fare l'importatore clandestino di denaro. Niente cassa integrazione, si chiude e basta. La mia fabbrica, ricordatelo, non è un ospizio. Ma che lastrico è lastrico, fammi il piacere. Io mi limito a mettere 600 operai in braccio al governo. E che ci pensi lui a mantenerli? E se ti dovessero venire altre idee geniali come questa, fa pure a meno di telefonarmi. Questi sono affari miei. Non riguardano nessun altro. Se permetti, riguardano anche i 600 operai.
che ti salto in testa. Se prendi un'altra iniziativa la paghi, ricordalo. La corrente ci aveva completamente disancorati. Te ne sei accorta adesso? Mi dispiace. Non potevo immaginarlo. Scusami. Pronto! Pronto! Non funziona. Dov'eri? Sotto coperta, a prua. Sono andato a prendere gli attrezzi nella cabina del marinaio. Dove sono finite Barbara e Silvia? Da qualche parte, che ne so, in cabina. Che cos'è questa congiura? Che cosa state tramando alle mie spalle? Basta con questa storia. Noi due non ci siamo mosse da bordo. Se tu bevessi un po' meno, ci avresti trovate. Qui c'è qualcosa che non mi convince. Preparo la tavola per la cena. No, non ho fame. Lui ha soltanto sete. Che cosa sta succedendo a bordo? Voglio sapere che senso ha quell'acquarello in camera mia. Qualsiasi cosa succeda a bordo è opera di uno di noi quattro. Questo l'hai detto tu. Questo è qualcosa che ha fatto uno di voi due. Solo tu e Silvia sapete disegnare. Anch'io so disegnare. Non ci credo. Fammi vedere. Ah, ed acqua. Ah, sembro proprio io. Thank you.
Irem ha cercato di uccidermi. Ecco, guarda, Irem non ha manomesso niente. Ha toccato solo questo, che è il mio. Tant'è vero che mi ha detto di non usarlo perché gli sembrava difettoso. Che cosa è successo? Perché hai quella faccia? Gli si è guastato l'erogatore dell'aria e dice che sei stato tu, che lo hai fatto apposta. Diritto di fare tutte le supposizioni che mi pare e piace. A bordo stanno succedendo cose che non mi piacciono per niente, come ieri. Ieri cosa? Il quadro nella mia cabina. Chi è stato? Qualcuno che voleva spaventarmi. Irem, attacca il motore e mettiti al timone. Si ritorna a casa. Vuoi dire che torniamo indietro? Stai parlando di noi, per caso? Avanti, sbrigati, fa quello che t'ho detto. Io non so nemmeno che cosa significhi ubriacarsi. Ma che cos'è questo silenzio? Mi dispiace tornare a casa? Irelo ai tuoi genitori. Non mi sono mai posto il problema. Ecco, è proprio questo il guaio con voi giovani. Non vi ponete mai nessun problema. Siete come degli animali. È simpatico, Irem, non trovi? È simpatica, Barbara, non trovi? E a letto com'è? Brava. Dov'è Irem? È di sopra. Ti sta aspettando. Sapete, mi sono addormentato e ho sognato di affogare. Stavo andando a fondo. Già, in un mare di whisky. E nel sogno, improvvisamente, vi ho visti fare l'amore in tre, ma non può essere vero. Silvia, Silvia, dimmi che non è vero. Tu non hai avuto il coraggio di fare una cosa simile. Finito di darmi ordini, Giorgio. Thank you.
Niente. Non è successo niente. Ora torniamo a riprenderla. Silvia è scivolata in mare. Bisogna ripescare. Avanti, che cosa aspetti? Vivi, ti farà bene. Ora torniamo a prendere Silvia. Giusto. Adesso Silvia è la tua donna. E non ti chiedo nemmeno Barbara in campo. Com'è il mondo visto alla rovescia? Allora è sempre lo stesso schifo.